con il coro. Come abbiamo cominciato questa giornata bellissima, così la finiamo, no? Grazie a tutti, Palermo chiama Italia, grazie a tutti per essere stati con noi su Rai 1, grazie al meraviglioso pubblico di Palermo, grazie a tutti i ragazzi che hanno partecipato a questa giornata straordinaria. Vi lasciamo con Pensa, che ormai è diventato l'inno di questa giornata. Legalità. Arrivederci a tutti. Dal valore inestimabile, insostituibile, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra, di faide di famiglie sparse come tante biglie, su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni, fra conchiglie, massacra figli e figlie. Di una generazione costretto a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro e nostra. La libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano. Non solo musica, non solo musica, la testa si gira e aggiusta la mira, ragiona, a volte condanna, a volte perdona, semplicemente pensa. Stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte, reali, come piccoli miracoli, idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che hanno continuato, nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba o di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia no, non è solo un'illusione. Pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare.